Buonasera Cacciondi, bentornati a Cacciondo Sports. Stasera avremo i commenti della partita SPAL Brescia con il mio amico Maurizio, che purtroppo è un po' giù. Maurizio, benvenuto. Sto ancora piangendo. Agenciapa d'Enter, come si dice, l'abbiamo preso. Come si dice in spagnolo, agenciapa d'Enter. Nos chingaron, vabbè. A che popinghe proprio avevamo detto, si vince e si perde. Stasera abbiamo perso, l'abbiamo un po' regalata noi, dai. Abbiamo commesso degli errori gravi, un po' di sfortuna e poi abbiamo giocato male, dai. Insomma, poi va bene. È stato un insieme di cose. Un insieme di cose che ci hanno fatto un po' rovinare il periodo dell'anno, l'ultimo dell'anno. Volevo ricordarti alcune cose ferraresi dell'ultimo dell'anno, se vuoi te le ricordo. Sì, a proposito, sì Maurizio, dai, dimmi qualche, non so, magari qualche modo di festeggiare, qualche tradizione ferrarese. C'è una tradizione. I nostri amici in Messico, che ormai parlano benissimo il dialetto, possono tranquillamente imparare queste tradizioni. Ti racconto brevemente, perché bisogna essere brevi. Si usava tanti anni fa una cosa che somiglia un po' a dolcetto scherzetto americano, e ce l'hanno rubato. E sostanzialmente i bambini, i Cirul, no? Come il nostro centravanti che non gioca più, i Cirul andavano in giro a dare al buon anno, cioè augurare buon anno. Una prova lì, a ding al buon anno. Dare il buon anno, c'era una tradizione ferrarese, e forse non solo ferrarese, che più eri giovane e maschio solo, andavi a dare il buon anno. Le femmine, guai, se una donna andava in casa da un'altra famiglia, litigavano, non si guardavano più nella faccia. Veramente? Sì. E in campagna andavano nelle fattorie, invece in città andavano tutti i bambini, andavamo insomma a suonare i campanelli, e poi appena buon anno, e i primi che arrivavano prendevano qualche soldino. Dopo un po' stancavano, perché ce n'erano centinaia di bambini, perché in cambio avevano non il dolcetto scherzetto, davano una monetina. Quindi i soldini dopo la guerra specialmente erano molto ambiti, per cui sti bambini andavano in giro a prendere su una... E poi in campagna cantavano una Nina Nanna cantilena, che per me, cioè, è diventata poi una Nina Nanna. Te la accenno brevemente, molto dai curta. Dai, volentieri Maurizio. Sì, parlavano alla padrona di casa, dicevano cantando: signora padrona, la smetana pitona, la metta ben ben, che stoltana turna ren con la carriola, portaren via vostra fiola, turnaren col carriulon, portaren via vostra luno. Ma guarda in la cardenza, a ghe di lui, a mindaga 50, che a min pinis la panza, la mindaga 200, che va via con te, buon anno. Hai capito? Sì. No, è molto carina. Vabbè, io ormai, tra l'altro, l'avevo già sentita da qualche parte. Signora padrona, ingrassi una tacchina, e la ingrassi molto bene, che quest'altro anno torneremo con una carriola, porteremo via vostra figliola, torneremo con carriola e porteremo via anche il nonnone. E poi cambiano, dico: guardi la credenza, che ci sono dei luin. Ecco i luin, dopo ti spiego che cosa sono. A mindaga 50, che mi impinisce la panza, a mindaga 200, che vai via ancora più contento, me ne dia 200, che vado via ancora più contento, capisci? E i luin sono dolcetti rotondi, con, ricorda un pochino la ciambella, ma erano un po' fritti, cotti, dipende dalle zone, sembravano delle piccole noci. Erano uno dei dolci che stasera invece li abbiamo fatti mangiare al Brescia. Porca miseria, li mangia loro i luin. Poi c'era la famosa zuppa inglese, una volta all'anno si mangiava, e sono la brazzadella. Sai cos'è la brazzadella? Certamente, sì. Pensa che la so anche fare, la brazzadella. Perché si chiamava brazzadella? No, quell'origine del nome no. Era rotonda, e i servi una volta ne infilavano il braccio, 5, 6, 7, la brazzadella la portavano a braccio. Okay, è la storia della brazzadella. Quindi molto, e invece ferma. Adesso la trovi, diciamo, anche il pezzo intero, no? Di ciambella, insomma. È la brazzadella che ha fatto al nostro portiere alla fine. Ha fatto una brazzadella, ma l'ha fatto. Vabbè, dai. Purtroppo ci tocca concludere l'anno così, Maurizio. Quest'anno sì, è stato veramente un anno un po'.
po' pesante. Perfino una barzellettina spallina. Dai, così è una cosa cortissima. Ci carichiamo un po' di energia positiva. Tanti anni fa c'era l'Umarell, che c'è. Questo cappello qui, tipo Borsolino, si presentò davanti alla maschera e poi disse: signora maschera, c'era un grande partita pieno così, signora maschera, voleva parlare in italiano, e disse: signora maschera, c'è Pino Coconato, in ferrarese Pin Cuculà vuol dire molto, molto pieno. La maschera, che era distratta, gli ha risposto, l'ha guardato così: no, in cuoghe Spal Juventus. Oggi c'è Spal Juventus, è una piccola stupidaggine. È carino questo, mi piace. È meglio bene, Maurizio. Almeno concludiamo questa puntata e quest'anno con un po' di carica positiva, di sorriso, insomma, in faccia, anche se un po'. Bisogna sempre ridere. Noi questo straccio qui bianco-azzurro gli vogliamo bene anche quando perde. Ma certamente. Quelli che ci sono dentro a volte ci fanno arrabbiare, anche gli allenatori, i presidenti. Noi, Umarell, sai, sgridiamo, brontoliamo, però la spalla è la spalla, capisci? La portiamo sempre nel corazon. Va bene, in maniera la zuppa inglese, perché la zuppa inglese, se ti ricordi, ha più liquore che pastina dentro, quindi quando la mangi la fetta, ubriaca. Va bene, dai. Bene, Maurizio, io ti auguro una buona fine, buon inizio, e ci vediamo qui l'anno prossimo con i nostri amici. Come si dice in spagnolo, come si dice? Si dice, buon anno. Si dice feliz año nuevo. Año nuevo mexicano. Año nuevo. De todo el mundo, da Adelana a Ciudad de México. Senti come parlo bene? Parlo bene? Sì, pian piano, anche a te. C'è quel tipo che è venuto a casa dalla Spagna e ha detto con la mamma: mamas, hai imparato lo spagnolo, basta mettere un NS. E la mamma, sai cosa rispose? Sta zitti, in sus. La spalla aperta. Maurizio si è bloccato proprio della tristezza, secondo me. Bene, visto che Maurizio si è bloccato, ragazzi, vi saluto, ci vediamo l'anno prossimo. Maurizio, ci vediamo, grazie a tutti, buon anno.